Ryan Daniels è un attore che annovera nella sua carriera diversi e numerosi film di successo, per esempio L'amore oltre la guerra, Doom, Rogue One, Star Wars Story e via discorrendo. Al contrario, forse per la legge della compensazione, diciamo che nel mondo delle serie televisive non è stato proprio così tanto fortunato. Prendi per esempio The Exorcist, serie ancora disponibile su Amazon Prime e secondo me con grandi promesse per la stagione futura, che purtroppo è stata cancellata alla fine della seconda stagione a causa della politica Disney dopo un accordo con la 20th Century Fox, non si sa bene per quale motivo. Comunque, se vi va, guardatela, perché su Amazon Prime è ancora disponibile e secondo me merita davvero di essere vista. Così come però, tornando al discorso di prima, su Netflix, la piattaforma streaming numero uno al mondo, la serie che lo vedeva come co-protagonista è stata cancellata così all'improvviso. Jupiter Legacy non esiste più. Forse per gli ascolti, per la critica o perché Saturno non era nella casa di Orione. Fatto sta che purtroppo, dopo una sola stagione di 8 episodi, Jupiter Legacy è stata cancellata. Secondo me la causa è da ritrovare nel successo della serie animata Invincibile, per dirlo all'italiana, presente nell'ormai acerrimo rivale Prime Video di Amazon, che sta catturando consensi con un retino in un laghetto di un metro quadro pieno di pesci. Jupiter Legacy, per chi non lo sapesse, racconta la storia della prima generazione di supereroi, ritratta nel momento in cui, dopo aver difeso il pianeta per oltre un secolo, capisce di dover passare il testimone ai propri discendenti. Le nuove leve, però, mentre cercano di dimostrare il proprio valore, faticano a sostenere le pressioni personali e l'ingombrante eredità ricevuta dai propri genitori. La prima puntata, di 8 poi tra l'altro, prometteva di essere una serie eroistica non convenzionale. Nel primo episodio, infatti, ci veniva lentamente svelato come i protagonisti avessero ottenuto i loro poteri. Difatti, mancavano un po' le vere battaglie, però comunque non era niente male. Al centro della scena c'erano invece i conflitti generazionali tra Sheldon Sampson, cioè Utopia, nella prima generazione di eroi, interpretato da Josh Duhamel, e i suoi figli, la nuova generazione di eroi. Questo perché fin dagli anni 30, per salvaguardare la libertà delle persone comuni, Utopian aveva impostato un rigido codice di condotta che tutti i supereroi dovevano rispettare. Dopo tanti anni ormai, però, questo codice etico risultava un po' obsoleto e quindi aveva cominciato a creare un po' di discordia tra Utopian, troppo attaccato alle regole, e i suoi figli, che invece erano i futuri eroi e erano ovviamente più smart, diciamo così. Infatti Chloe, la femmina, conduce una vita da ribelle e Brandon invece, poveretto, cerca disperatamente di compiacere il padre seguendo quanto più possibile il suo rigido codice d'onore. Durante la prima vera lotta contro un super cattivo, però, quando tutti gli eroi sono a un passo dall'essere sconfitti e uccisi, Brandon proprio ha compiuto il primo grande atto contro il codice dell'Unione, uccidendo il suo avversario per salvare poi così la vita dei suoi compagni. Inizia proprio da qui, da questo punto, la serie, la vera serie, diciamo, il clou delle emozioni, no? I conflitti, le menzogne, gli amori. Lentamente scopriamo il vero volto del male celato dietro al sorriso di un amico, la paura di non fare la cosa giusta e le conseguenze di doverla invece fare. È stata secondo me una serie di supereroi, ma soprattutto di drammi familiari su più livelli, dove la chiave di volta sta nel trovare il giusto equilibrio tra il vecchio ed il nuovo, l'energia della giovinezza con la saggezza degli anni vissuti. Purtroppo non vedremo mai come i supereroi risolveranno le loro diatribe, proprio ora che verso la fine della stagione la serie inizia a farsi interessante. Un vero peccato. Prima vi ho detto che probabilmente la serie è stata cancellata a causa del successo di una serie animata presente sul portale Prime Video, Invincibile o Invincible, scritto di Roma, mi pare. Ebbene, dico questo perché sembrerebbe che ora Netflix voglia puntare la sua rivincita su uno spin-off appartenente allo stesso universo, che sarà l'adattamento di Super Crocs, miniserie a fumetti che Miller ha scritto con Nacho Vigalondo, vabbè, comunque abbiate pazienza, il succo non è questo, nella quale i protagonisti sono i supereroi dei villain, questo è il succo. Quindi praticamente i super cattivi diventano i protagonisti di una nuova serie probabilmente animata. Una specie di Suicide Squad, per intenderci. Che vi posso dire? Sono deluso tantissimo dalla scelta commerciale di Netflix, che, fregandosene altamente dell'impatto che una serie ha sugli spettatori, decide così di trasmettere qualcosa in cui non crede per poi toglierlo senza il benché minimo ritegno.
Comunque staremo a vedere cosa ci aspetta nel futuro, ma nel frattempo, se volete, date un'occhiata alla serie, che è comunque disponibile, e fatemi sapere se per voi è stata la scelta giusta quella di cancellarla oppure no. Secondo me no, anche perché, ripeto, si stava cominciando a fare interessante proprio verso la fine, quindi che vi devo dire? Speriamo che il futuro ci riservi grosse sorprese. Comunque, visto che siete qui, andate a dare un'occhiata alle altre mie playlist. Abbiamo cosa leggiamo, cosa guardiamo, dove mangiamo, e venitemi a cercare anche, non sotto casa, perché spero di no, ma venitemi a cercare sui miei social, su TikTok. Io ogni giorno pubblico dei video nel quale vi consiglio di leggere o di guardare qualcosa, quindi magari troverete qualcosa di interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti. Se il verbo vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Fino a quel momento, yeah!